Ha lasciato, oltre che un immenso dolore tra i suoi amici e i suoi parenti, anche un solco profondissimo lo studente di 29 anni pugliese che poco prima di Pasqua si è tolto la vita perché molto indietro con gli esami all'Università di Medicina della D'Annunzio e Chieti. Ansia da prestazione, troppo forte il peso delle aspettative. Certamente il giovane studente è una delle tante vittime di un sistema disumano che insegue il risultato a tutti i costi senza tenere conto della persona. Da giorni si stanno interrogando su questo gli studenti della D'Annunzio e in qualche modo anche i professori. E questa mattina l'associazione 360 Gradi ha tenuto un sit-in nella piazzetta del Polo di Lettere a Chieti insieme a rappresentanti nazionali della campagna Chiedimi come sto e della lista PAS, coinvolgendo anche numerosi docenti per confrontarsi su temi fondamentali come il benessere psicologico degli studenti. Abbiamo letto il vostro merito ci uccide. In che senso? C'è tutta una retorica che non va più bene. C'è una retorica dell'eccellenza, del dobbiamo arrivare alla perfezione, tutti dobbiamo essere quasi uguali. Quindi Non è così, la dovrei parlare anche della formazione è mia fatta di esperienza tantissime competenze, personale. tantissime qualità e non di questa retorica. E dobbiamo assolutamente cambiare rotta per evitare che si continui a dare dei messaggi sbagliati. Sì, siamo ottimisti, sia che l'Ateneo dia risposte concrete, perché adesso è necessario che si diano anche dimostrazione di fatti, sia dei docenti che stanno intervenendo, anche perché purtroppo alcuni di loro hanno ancora, manifestano ancora delle situazioni agli esami non poco consone, quindi anche abusi, situazioni che penalizzano gli studenti e lasciano non indifferenti.